Stavo salendo lungo la strada che sale, che arriva fino a Covodari. In effetti noi andremo un po' più su, diciamo al bivio, dopo l'isola ecologica, tiriamo dritto invece di girare a sinistra per passare sotto il ponte. C'è l'isola ecologica, ho appena passato l'ingresso per l'isola ecologica, per entrare nell'isola ecologica. Ora, qui come accennavo poco fa, poc'anzi, andiamo dritti. Andiamo dritti su per di là, non giriamo a sinistra. E a sinistra si passa sotto l'autostrada e poi o vai proprio a Collodari, quello che è il gruppo di case, o là sopra c'è il ristorante La Bike, che ha un'ottima vista tra parentesi. Come vedete noi ora andiamo dritti su di qua, tra un po' inizia una salita direi impegnativa, poi dipende anche dal vostro stato di allenamento. Come potete vedere non mento, la salita c'è, ma si scatta sui pedali finché ne ho, se no poi metto una marcia al massimo più agevole e magari uno pedala semplicemente seduto sul sellino. Comunque potete vedere che la salita c'è, siamo in Liguria, le salite non ci mancano. Comunque, dopo non molto, siamo saliti oltre l'altezza del ponte dell'autostrada. Ora qua c'è un tratto che fa un po' rifiatare, perché è un falso piano, un corto pezzo, falso piano. Passo piano, forse. Allora, qua la strada continua a salire, qua ci sono, c'è una villetta. Ora, qui più avanti c'è un bivio che scende, ma non lo prendiamo oggi. Qua si ritorna recco, passando per un sentierino, via Pastiene. Oggi cerco di portarvi su alle piane di Croen. Ci sono! Ce l'ho fatta! Almeno fino a qua, qua dove vi dicevo che c'è lo slargo per mettere delle macchine, e ora qui il sentiero più ciclabile è questo qua a destra, perché quello a sinistra è più ripido e ha delle fosse, delle buche. Qua è più fattibile. Allora proviamo a farcela, vediamo come in bici, ma direi che è fattibile. Ora vabbè, sì, è vero, in questo primo pezzo c'è, cioè questo all'inizio c'è questa catena che direi che si aggira abbastanza facilmente, e poi è tutto così, vedete,
fattibile, non ci sono rocce troppo alte, non ci sono bucconi, coste delle Marianne, e vabbè, qua sono io che ho la marcia troppo leggera. Ora l'aumento, se ce la faccio, sì. Vabbè, allora, eccomi. Marcia un po' più tosta, se no quando beccavo un po' le rocce impenno. Che comunque è sempre sentiero e quindi qualche spuntone di roccia che esce, cioè, ti fa da trampolino. Allora, qui a destra c'è un sentiero che finisce in un prato, però va bene per le escursioni, ma in bici poi a un certo punto o si torna indietro oppure a scendere per quel sentiero là verso Recco. Al momento, finché ormai non lo modificano, è impegnativo. Alcuni pezzi che sono un po' tosti. Qua ora non più. Sì, vabbè, ok. Non è così easy, facile, come l'ex bidovia della guardia. Bisogna studiarsi il dove passare. Come vedete, in salita, se non ci si ha la bici giusta, e non sto parlando di elettrica, l'assetto della bici. Prendo una pietra, come avete visto, perdo, mi si impenna, perdo l'equilibrio. Credo, sì, ora sto andando a piedi, ragazzi. Il problema è anche la postura quando andate in bici. Sono, nonostante quello che si voglia dire, a volte mi hanno detto che questo sellino alto forse andrebbe alzato ancora un po' in salita. Poi, ripeto,
sto riscontrando che questa mia bici, che è una bella bici, però secondo me è più da pianura discesa. Diciamo, lo ammetto che l'ultimo pezzo l'ho fatto spingendo perché mi è passata la voglia. Non ho grip sui pedali, ragazzi, quindi è un continuo slittare il piede fuori dai pedali. Forse sì, degli attacchi, scarpette, qualcosa, quello è un punto che devo migliorare qua sta bici. L'altro sarebbe modificare il sellino e niente, vabbè. Come vedete, qua ci siamo arrivati, più o meno non nelle condizioni che speravo io, ma vabbè, un'altra volta quando ci avrò qualcosa di meglio farò migliore. Ora qua, come ho detto, o forse non ve l'ho detto, ve lo dico ora, si segue questo sentiero a destra verso la chiesetta millenaria. Ora qua alcuni pezzi come qui che sì, sono da fare a mano, ho sia la bici, le gambe, la tecnica, complimenti se le fa in sella. Là a destra c'era Pallo, laggiù in fondo, se avete visto. Ora qui dovrebbe essere ovviamente facile, ovviamente. Le rocce troppo alte e mi toccano due pedali. Sui pedali uno non riesce a continuare a pedalare e quindi è costretto a fermarsi e a scendere. Ora qua ce la stiamo facendo. Ora spero ho messo giù il piede, sai che è troppo bassa sta bici, questi percorsi, non continuo a rischiare di toccare o tocco i pedali. Qua mi stavo capottando. Ora provo a mettere la molle anche dietro per vedere un po' se va meglio. Teoricamente sì, solo che ragazzi, i pedali e queste scarpe, per andare a cercare di andare a rischiare di farsi del male, perché non posso usare, perché non ho grip, non ho i piedi fermi ai pedali, è un bel bordello. Se ci volessi fermi i pedali qua non avrei messo il piede giù. Goccio di divertimento me lo sto facendo, è un continuo slittare il piede in avanti o indietro a seconda. No, vabbè, qua colpa mia, non mi fidavo, perché non mi fido, perché ragazzi, il problema è che se becco la roccia ti si impunta la bicicletta e me la metto per cappello, avete presente, no? La sensazione quando ti metti la bicicletta per cappello. Quello era il pedale, forse appoggia ancora la corona davanti. La corona, ragazzi, mi sa che ci sono dei denti che non dentano tanto. Vabbè,
adesso uno ci sa andare e c'è una bici un po' più ergonomica. Vabbè, direte poi quando vedete sto video, vedrete sto video se non taglio tutti questi pezzi. Rimani sempre a portare la mano, è vero, ero sempre a portarla a mano per evitare di andare giù dritto, per esempio nel bosco. Che ti dà un fastidio perché ti intralciano un po' con il manubrio, questa riga di rocce che è inutile, sono fastidiose, soprattutto se le prendi a bassa velocità. Se uno ci va in velocità probabilmente si diverte anche. Allora, vediamo un attimo. Sono andato giù a bomba, volavo e poi mi sono svegliato sudato, e in effetti un po' sudato lo sono. Pietre su pietre su pietre, vabbè, qua se cado finisco nell'erba, non mi preoccupo, c'è erba, un tronco, erba, felci. Il sentiero è stretto, però è carino. Allora, vediamo se riusciamo a fare questa. Ai, 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 ai. Ah, avrei toccato sotto il pedale. Potrei anche andare senza mani, solo che comincio a essere stanco. Pedala, smonta, porta la mano, risali, prega che non ci siano rocce come così bastarde, e vabbè. Ora
L'idea sarebbe arrivare così, in tranquillità, fino giù dalla chiesetta millenaria. So per certo che c'è un altro tratto, barra 2, dove avrò bisogno di tutta la mia bravura, come ora. Piedi slittano, il manubrio non me lo sento bene stabile, dovrebbe essere un po' più largo il manubrio per fare queste cose qua, troppo stretto, manopole troppo piccole. Praticamente sto trovando ogni magagna a questa bicicletta, che voi penserete: ma Gabri, ma che bici di merda, che non c'è una cosa che va bene. E io dirò: no, ma bici va bene, era il sentiero. No, sentiero sì, ok, è un sentiero un po' come potete vedere, perché lo vedete, no? Pietre, rocette, qualche madonna che passa. Poi quando arriva a un certo punto che si incontra la ruota e stai per un attimo in bilico, dici: allora, ora mi capotto in avanti o la bici crede che ce la può fare. E allora dici: lì Gabri, qua sei diventato bravo, qua sul misto. Allora ci sei andato, piedini, ecco, questo è il tratto che vi parlavo, che è quello tosto, ve lo lascio a voi esperti, ragazzi. Qua sulla sinistra c'è una traccia che secondo me è fattibile per chi ne ha voglia di usare. Non ce n'ho voglia di usare. Direi che qua a questo punto siamo arrivati nella zona facile, perché a parte appunto questi gradini, che sono gradini così, dove teoricamente, ragazzi, non dovrebbero esserci problemi. Suggerimento: andate piano, andate principalmente con il freno di dietro, toccate appena quello davanti, se no fate cappotto. Senso che vedete che praticamente potrei inquadrare a un certo punto il terreno, e vedete il mio culo che vola in avanti con tutta la persona che ne segue, e dite: oh, guarda Gabri, c'è Gabri che sta volando. Ecco, mi sto per volare ora. Ci sono alcuni scalini che sono bastanti, c'hanno il bordino, ripeto. Con un'altra bici non dico che non sarei mai sceso, però sarei sceso la metà. Altro allenamento. Qua lo stesso sentiero, raga, non è che voglio dare la colpa al sentiero. Vabbè, dai, sono quasi arrivato giù, almeno vi faccio vedere la discesa in grande stile, che poi è l'unico pezzo probabilmente che pubblicherò, e dirò: guardate ragazzi, sono figo, l'ho fatta a bombazza. Ora, secondo me il Brumelli, se guarda sta fare qua, dice: no, porca miseria Gabri, come lo marcia poco. Ecco, ora qua la sensazione è l'assicurazione sulla vita l'avevo aggiornata. Sulla vaita.
proprio medio, medio pazzo, medio lano, pazzo, medio pazzo, medio pazzo, medio pazzo. Allora, il problema è che non devi toccare i freni davanti a certe di questo, ragazzi, ve l'ho detto 10.000 volte, voi continuate a toccare i pazzo i freni davanti, qui si pianta la bici. Poi quando si pianta la bici, vedete, ce l'ho fatta, chiesa millenaria quella lì. Ora un giorno andrò giù dalla sinistra. Ora per oggi siate felici che sono arrivato e ora